Diversi appuntamenti di animazione con palloncini, spettacoli di bolle di sapone, giochi di magia, ma anche 4 tavole rotonde su altrettante tematiche. Giovani, anziani, problemi legati all'immigrazione, sviluppo economico. Tutto per festeggiare in grande stile la chiusura del tesseramento regionale ad Agrigento, perché ripartendo dai territori più svantaggiati che può crescere il paese, ha affermato la segretaria provinciale Mariella Lobello. Una piazza Marconi gremita ha accolto l'invito della CGIL agrigentina. Da Agrigento ripartiamo e ripartiamo con una festa per poi tornare in piazza domani, per tornarci il 14 e poi ancora il 3, rivendicando diritti e soluzioni, ma soprattutto cercando di fare proposte. Le nostre proposte che vanno solo in una direzione, che è quella di una coesione sociale sempre più indispensabile. Oggi lo vedete, è davvero una grande era di festa, tanti bambini. E questo legame con i bambini forte che abbiamo voluto tenere qui. I bambini sono le famiglie e ce ne sono tante. All'appuntamento agrigentino non sono voluti mancare dirigenti regionali della CGIL, tra cui la segretaria generale della CGIL Sicilia, Mariella Maggio. Abbiamo scelto di fare questa festa del tesseramento itinerante per stare dentro il territorio. Stare dentro il territorio significa per noi tornare alle origini e soprattutto ricomporre quel legame forte tra le persone, i cittadini, i lavoratori. E la presenza dei bambini oggi qui e la presenza degli anziani è proprio un segnale forte che vogliamo dare. Ad intervenire questo pomeriggio in Piazza Stazione anche Enrico Panini, segretario nazionale responsabile delle politiche organizzative della CGIL, che ha parlato della crisi occupazionale giovanile non solo su tutto il territorio nazionale, in particolar modo in Sicilia. Questo è per il lavoro, per i cittadini, per queste terre davvero un periodo nerissimo, nel senso che nessuno ormai contesta più il fatto che stiamo attraversando una crisi gravissima, anche se alcuni anni fa, quando lo diceva la CGIL, addirittura eravamo accusati di portare sfortuna. In realtà quello sul quale ci stiamo dividendo è come si esce da questa crisi. C'è chi dice, come il Presidente del Consiglio dei Ministri, che questa crisi deve essere pagata dai cittadini, dai pensionati, dai lavoratori, dai giovani con tante collaborazioni o mancato lavoro, da una riduzione di fondi e di funzionamento dello Stato, che in alcuni casi di funzionamento non ha nulla se non gli aspetti più pesanti, e chi pensa, come noi, che occorre invece rilanciare il ruolo del territorio, delle istituzioni pubbliche, dare servizi di qualità a scuola, sanità, facendo pagare queste spese ai tanti che in questi anni si sono arricchiti. Lungo tutto lo spiazzale allestiti stand informativi sui servizi della CGIL, ma anche di degustazione di prodotti tipici. A concludere il lungo pomeriggio della festa in piazza della CGIL, il concerto del gruppo degli Schaff.